Giornalista e manager, ha lavorato nella direzione comunicazione di Vodafone e Tecnogym prima di approdare in Sanofi Italia. Scrive di marketing e comunicazione per varie testate nazionali, è cofondatore della job community www.workers.it e tiene lezioni di social media management nel corso di comunicazione d'impresa dell'Università Ulm e alla Scuola di Giornalismo di Urbino. È autore di diversi libri su cultura di impresa e tecnologia, tra cui G-Factor, storie di imprese italiane che crescono con Google, scritto con Carlo Alberto Carnevale Maffè e Diego Ciulli. Spider Brand, edito da Egea, è il suo ultimo libro e oggi è ospite di Money.it per parlare dei nuovi superpoteri del marketing, grazie ai quali sarà possibile disegnare un futuro migliore. Ciao Gianpaolo e grazie di essere ospite di Book Calling, la rubrica di Money.it dedicata a libri e autori. Spider Brand, edito da Egea, il tuo ultimo libro. E iniziamo subito con una citazione tratta proprio dall'Uomo Ragno. Da grande potere derivano grandi responsabilità. Quindi, alla luce di questa massima, tratta da uno dei supereroi preferiti al mondo. Quali sono i superpoteri ascrivibili ai nuovi eroi del marketing? Beh, intanto questa massima ci riporta indietro addirittura al 1962 ed è uno dei primi messaggi di questo giovane che si trasforma in supereroe ed è un po' la trasformazione a distanza di decenni di molte aziende, grandi e piccole, non soltanto le realtà più strutturate, le grandi multinazionali, e che racconta come di fatto oggi le aziende, come dicevi tu, declinano questi superpoteri, che sono superpoteri davvero differenti, tutti in un'ottica di attenzione nei confronti del consumatore, che è sempre più connesso, talvolta distratto, ma è anche impegnato, quindi attento a quello che succede intorno. Uno dei superpoteri più rilevanti e che in realtà poi troneggia su tutti gli altri è la capacità di leggere la contemporaneità, cioè oggi gli spider brand fanno parte del contesto culturale, sociale, anche drammatico legato all'emergenza della pandemia e ne fanno parte in maniera totalizzante, immersiva, da protagonisti, hanno voglia di dire la loro. Ed ecco quindi che un altro superpotere molto rilevante per questo tempo così fragile è quello della protezione. Gli spider brand sono impegnati ad ascoltare i bisogni dei clienti, i consumatori, anche quelli prospect, quelli che potrebbero essere i clienti del domani, e fornire una vicinanza sia nel punto vendita sia sempre più spesso anche nelle vendite digitali, perché viviamo di fatto la fase in cui le relazioni si sono virtualizzate, quindi i canali sono diventati anche online. In virtù di questo, allora, della digitalizzazione sempre più spiccata, sempre più smaccata, gioco forza anche l'anno che abbiamo vissuto, quant'è importante secondo te metterci la faccia e metterci anche la voce? Tantissimo. Metterci la faccia e sempre più spesso, come dici tu, la voce è centrale, perché viviamo nella fase di disintermediazione in cui la marca, il brand si racconta attraverso le persone che la rappresentano, che la raccontano. È uscita proprio pochi giorni fa, in occasione di Davos 2021, la nuova ricerca dell'Edelman Trust Barometer, che dice che la fiducia cala da un punto di vista politico, sociale, le terze parti, anche la scienza, diciamo, non sono più quell'elemento, diciamo, di riferimento. I marchi restano tali, un riferimento importante in termini di fiducia, ma soprattutto i leader e i manager e top manager che guidano questi marchi. Quindi metterci la faccia significa raccontare in maniera diretta, disintermediata, autentica quello che succede. E questo è un po' quello che avviene da parte delle grandi e piccole realtà che di fatto ci mettono la faccia e raccontano l'evoluzione della marca. Una multinazionale americana, si chiama Walmart, per esempio, ha raccontato nei mesi passati
tutto quello che succede nel punto vendita attraverso il profilo e il racconto dei propri leader d'azienda, ma anche dei dipendenti. Ed ecco l'innovazione, il metterci la faccia, sempre più spesso la voce, riguarda anche chi lavora nell'azienda, i commessi. Pensate che questa realtà Walmart, molto importante in America, parliamo di quasi 20.000 punti vendita, grande distribuzione, quindi ipermercati, addirittura ha fatto una campagna multicanale, dalla rete al podcast fino all'online, per raccontare messaggi di protezione, di vicinanza nei confronti del cliente. Questa è una delle strade, diciamo, che oggi le marche di successo alla Spider Brand stanno perseguendo. Poi, fra l'altro, tu hai citato una case history dove c'è anche un'altra connotazione molto, molto importante, no? Che è quella legata all'employer branding, all'employer experience, quindi è maggiormente avvalorata anche da chi dovrebbe essere il primo ambassador all'interno di un'azienda nei confronti di chi poi a fine mese ti dà uno stipendio. Che ti permette di portare avanti tutto il resto della tua esistenza, quindi ha ancora più valore. E fortunatamente anche qui in Italia ci sono dei segnali positivi, no? C'è una sensibilità maggiore in tal senso. Faccio un passo indietro, vado alle prime pagine del tuo libro, nello specifico nella prefazione, che è stata curata da Pino Insegno. Noto attore italiano, che scrive una frase che mi ha colpito in maniera particolare, ossia l'idea dell'attesa va recuperata ed è contestualizzata all'interno dell'epoca frenetica, liquida, iperconnessa, come hai già sottolineato tu, in cui viviamo. Ecco, questo senso dell'attesa, dello stare un po' più dimessi, no? Un po' più offline, diremmo, come si combina con tutto l'agone digitale? Ed è un tema che tu hai stressato molto poi nelle tue pagine, che quotidianamente invece brand e marketing manager devono combattere. Noi viviamo questa incoerenza, questo equilibrio difficile da raggiungere. Da una parte c'è la necessità di restare connessi e questa viviamo, quella che viviamo è l'era conversazionale, come ha scritto l'Harvard Business Review. La marca deve relazionarsi con i clienti necessariamente sui canali digitali, per tante ragioni anche legate all'emergenza della pandemia. Dall'altro viviamo continuamente sugli schermi, passando da uno stream all'altro. E quindi le realtà che oggi sono maggiormente, diciamo, performanti, e sono quelle degli Spider Brand, riescono a coniugare quella interazione che avviene online attraverso una interazione offline. È un impegno differente, anche i testimonial provano a raccontare tutto questo, ed è un impegno che passa attraverso nuove campagne. Anche riferite per esempio alla capacità di andare oltre l'elemento, diciamo, dell'online. Ti faccio un esempio perché poi gli Spider Brand hanno a che fare con grandi marchi, ma anche con le piccole realtà, con quelli che è un pubblicitario inglese, Hugh McLaughlin, ha definito Global Micro Brand. Tra questi, per esempio, c'è una realtà che si chiama Mulinum, siamo in Calabria, è l'ultimo mulino in pietra che ha ripreso a funzionare con la propria filiera di grano Senatore Cappelli grazie a un crowdfunding, quindi grazie a una raccolta online avvenuta tra l'altro con un lancio su Facebook. Ebbene, questo brand comunica online, certamente sui social, però poi fa piccoli elementi, diciamo, di conversazione, di dialogo offline, perché nelle spedizioni ai consumatori italiani e stranieri, oltre al pane che viene spedito con la richiesta, diciamo, dell'e-commerce, si aggiunge del lievito madre. E quindi la possibilità per ciascuno a casa di recuperare una condizione, diciamo, familiare e sganciarsi dagli schermi e fare per esempio il pane in casa. Sono piccole formule, piccole idee, che io definisco idee wow, di un brand che dall'online vuole creare e rafforzare anche le relazioni offline in un momento molto delicato. E noi adoriamo i supereroi così, fra l'altro me la ricordo molto bene la campagna di Mulinum perché è stata, come dire, una compagna di viaggio durante il primo lockdown, soprattutto nel momento in cui il lievito era finito, insomma si faticava a trovare gli ingredienti principali per poter fare il pane a casa.
Allora, Giampaolo, grazie infinite. Spider Brand, fortunatamente l'uomo ragno non è stato ucciso né dalla mala né dalla pubblicità, ma rivive in tante piccole, grandi aziende virtuose che veramente stanno facendo i salti mortali, sempre all'insegna dell'etica e della professionalità, per poter ridisegnare un nuovo messaggio di marketing. Grazie ancora per il bellissimo contributo che hai dato e spero di vederti presto. Grazie davvero Antonella, grazie a tutti voi.